Buonasera dalla redazione TgT. Tra pochissimo il nostro telegiornale in primo piano e per un'ampia pagina parleremo di sanità. Ci sono buone notizie che riguardano un tesoretto che arriva a disposizione della sanità regionale grazie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR sull'assistenza domiciliare. Poi invece a Cosenza una notizia si è dimesso il primario del pronto soccorso, il dottor Pietro Scrivano, che ha annunciato le sue Intenzioni con una PEC inviata al commissario De Salazar, adesso si cercherà un nuovo professionista per gestire la porta d'accesso dell'Annunziata, un eh, reparto non facile da, da gestire. Poi la Lamezia invece difende il suo ospedale e eh, altre notizie che eh, riguardano il. Il piano del famoso eh, decreto ministeriale con eh, Acri in particolare che eh, difende anche la propria sanità. Nuovi mezzi per la protezione civile, parleremo anche di sindacati con eh, Santo Biondo che lascia la segreteria regionale della UIL e approda quella nazionale, sostituito eh, subito oggi eh, qui in Calabria. E poi il calcio con Cosenza e Catanzaro che si preparano per le sfide importantissime di sabato pomeriggio. Il presidente comunica di aver appreso dall'Agenas che alla Sanità calabrese arriveranno 29 milioni di euro come premio per essere riusciti a conseguire gli obiettivi del PNRR per l'assistenza domiciliare. Con una PEC il dottor Pietro Scrivano ha rassegnato le dimissioni da primario del pronto soccorso dell'Annunziata, comunicando le sue intenzioni al commissario De Salazar. Il Comitato Sanità, 19 marzo, annuncia che continuerà a vigilare sull'ospedale di Lamezia, con particolare attenzione ai reparti di psichiatria e alle strutture semplici che non sono presenti nel nuovo DCA. Anche ACRI scende in piazza per difendere il nostro proprio cittadino. Sono stati consegnati 18 nuovi mezzi in dotazione alla protezione civile che verranno utilizzati per la campagna antincendio. Santo Biondo lascia la segreteria regionale della WIL, chiamato a Roma dalla segreteria nazionale, occuperà un ruolo centrale con bombardieri. Dunque una buona notizia che riguarda la sanità in primo piano in questa edizione, ossia la disponibilità di un tesoretto da 29 milioni di euro per il comparto calabrese guadagnato, diciamo eh, così, lo ha comunicato l'Agenas, per aver sfruttato adeguatamente le risorse del PNRR per l'assistenza domiciliare. A darne notizia il Presidente e il Commissario alla Sanità Roberto Ochiuto. Sentiamo. Convocato i giornalisti al decimo piano della cittadella regionale il presidente Roberto Chiuto per dare una bella notizia che riguarda la sanità alle nostre latitudini. C'è stato comunicato da Agenas e quindi dalla struttura del governo che si occupa di fare il monitoraggio dello stato di attuazione del PNRR che la regione Calabria, la sanità della Calabria avrà 29 milioni e 600 mila euro. Eh, quindi 29 milioni in più, in quanto la Calabria è riuscita a conseguire gli obiettivi fissati dal PNRR per l'assistenza domiciliare. Risorse che ripagano il lavoro svolto in questi ultimi anni. Abbiamo dimostrato invece che, eh, eh, comunicando bene i flussi, che eh, in Calabria il Governo della Sanità sta producendo Alcuni risultati che neanche i ministeri affiancanti si aspettavano. Questo grazie all'azione svolta da tutti i commissari e i direttori generali delle aziende sanitarie, che ringrazio molto per. Il loro contributo e grazie al coordinamento di Azienda Zero. L'incontro riunita l'intera struttura commissariale del comparto sanitario con il commissario straordinario di Azienda Zero Gandolfo Miserendino e i subcommissari Ernesto Esposito e Iolefantozzi. Un traguardo non scontato, ma ancora resta moltissimo da fare. Questa è la dimostrazione che Azienda Zero, le aziende sanitarie il Dipartimento e la struttura commissariale quando si impegnano possono portare dei risultati e questo è oggi un risultato secondo me che dà merito ai professionisti del lavoro fatto e il giusto riconoscimento delle attività che sono emerse. Questi fondi verranno utilizzati per potenziare questo aspetto, è corretto che sia così, sono risorse che sono destinate all'assistenza domiciliare quindi è giusto utilizzarle in tal senso. Tenete anche presente che questo si andrà... Diciamo, a unire a quello che è un progetto più ampio che sapete, sempre parte del PNRR, che è la misura sulla telemedicina, e queste due cose insieme dovrebbero portare davvero un grosso aiuto a una situazione anche eh, diciamo, di contesto geografico come quello in cui vive la Calabria oggi. Non ci sono soltanto buone notizie, abbiamo parlato delle esigenze dei territori negli scorsi giorni. Abbiamo parlato di Polistena, ad esempio, con il botte e risposta tra il sindaco Tripodi e il presidente Occhiuto. Non è solo il territorio di Polistena. A eh, protestare, a chiedere attenzione, a temere l'impoverimento delle strutture sanitarie. In difesa del presidio ospedaliero Giovanni Paolo II alla mezza terme, il coordinamento 19 marzo che ha promosso un incontro contestando il DCA Amalia Bruni ai nostri microfoni, ha detto il ripristino attuato dal commissario, è soltanto apparente. Sentiamo perché. In difesa dell'ospedale senza sé se e senza mai, è la mission del coordinamento sanità 19 marzo, che sottolinea le criticità legate al DCA sulla riorganizzazione della rete ospedaliera. Documento poi modificato dal commissario Occhiuto, che ha ripristinato la situazione antecedente. Ma, sottolinea la consigliera regionale Amalia Bruni, promotrice dell'incontro, solo apparentemente. La problematica della psichiatria è ancora. In atto eh, solamente l'unità operativa di pediatria è stata riportata come complessa e anche le strutture semplici, le strutture semplici dipartimentali non sono più presenti su questo DCA perché in realtà è l'atto aziendale e quindi il commissario Battistini che se ne dovrà occupare comunque al di là dell'emergenza che rientra o non rientra la tematica importante è che eh, sicuramente la numerosità delle unità operative complesse quindi l'organizzazione di tutta la rete ospedaliera non solo dell'ospedale dell di La Terme, ma di tutta la Calabria è dettata sicuramente dal DM70 che regola diciamo, come devono essere fatte queste unità operative complesse e soprattutto quante, ma c'è il tema di Azienda Zero che è l'azienda che racchiude più di 24, 24 unità operative complesse e 31 semplici. E che quindi pesano comunque sull'organizzazione della rete ospedaliera. Quindi, questo non solo per l'ospedale di Lamezia Terme, ma per tutti gli ospedali della nostra regione. L'intento del Comitato è far crescere il San Giovanni Paolo II, che ha un bacino di 150.000 persone, situato a Lamezia, al centro della Calabria, per dare risposte all'intero territorio regionale. E non è facile la vita dei sanitari all'interno delle strutture ospedaliere, ne sa qualcosa il primario del pronto soccorso di Cosenza Pietro eh, Scrivano che ha rassegnato le dimissioni, lo ha fatto inviando una pecca al commissario dell'azienda ospedaliera Vitaliano De Salazar e da domani il reparto sarà guidato ad interim dal direttore sanitario finché non sarà individuato un nuovo professionista al quale affidare la gestione e l'organizzazione del punto nevralgico del nosocomio cosentino. La base delle dimissioni eh, di Scrivano ci sarebbero motivazioni personali. Borsa di studio dell'AIRC, associazione Iore Santelli per una giovane ricercatrice Cosentina, l'iniziativa è stata presentata oggi a Catanzaro nei locali della cittadella regionale. Vediamo. A sostegno della ricerca con i fondi che permettono ai ricercatori di svolgere il loro lavoro, l'associazione Iole Santelli e la fondazione AIRC insieme per la consegna della borsa di studio assegnata a Giulia Veltri, giovane ricercatrice AIRC Cosentina che svolge il suo progetto di ricerca a Padova. Si tratta di un nuovo approccio per piccoli pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta a celluletti che non rispondono alle terapie convenzionali. Questo premio è particolarmente importante perché l'associazione Santelli ha scelto Fondazione AERC per cofinanziare questa borsa di studio dedicata ad una giovane ricercatrice calabrese. Ed è molto importante perché si è affidata al sistema di period di AIRC che è assolutamente meritocratico. Quindi per noi questo è veramente motivo di orgoglio. Credo che, che questo premio abbia veramente eh, interpreti pienamente il sogno di Iole, quello di sostenere i calabresi. Nella conferenza stampa a Catanzaro nei locali della cittadella l'emozione nel ricordare la prima donna presidente della regione Calabria scomparsa nel 2020. Le sorelle Paola e Roberta con l'associazione intitolata Aiole Santelli ne portano avanti progetti e valori. Partecipare anche in una piccolissima, infinitesima parte alla ricerca sul cancro, beh, ci dà una grande soddisfazione. Ehm... Proprio oggi io credo che sia giusto ricordare tutte le persone che con forza e dignità affrontano questa battaglia, un pensiero consentitemelo, Vaiole che ha lottato forse la battaglia più importante della sua vita con grande resilienza e con grande dignità. Diamo onore al merito a questa giovane donna che speriamo poi una volta fatta esperienza fuori riesca a tornare nella sua terra d'origine. Tra i territori in subuglio dal punto di vista sanitario c'è anche quello di, di Acri. Oggi manifestazioni in favore dell'ospedale. Il sindaco Capalbo e altri primi cittadini hanno sfilato per le strade della cittadina per dire il loro no all'impovimento del nostro comio. Vediamo. In difesa della salute contro il dimensionamento dell'ospedale da Polissena ad Acri, stesso grido d'allarme dei primi cittadini. Questa mattina hanno sfilato in corteo i cittadini del centro del Cosentino per far sentire la loro voce. Per garantire un diritto imprescindibile che è quello alla salute. Noi siamo diciamo, comune dell'aria interna, per arrivare a Cosenza ci impieghiamo normalmente diciamo, eh, attorno ai 40 minuti, poi, se eh, durante il periodo invernale ci impieghiamo anche eh, un'ora, la stessa cosa vale per Rossano Coriano. Non abbiamo chiesto la luna, cioè noi non abbiamo chiesto che Acri diventasse ospedale generale perché così non lo è dal 2010. Quello che noi sostanzialmente chiediamo è innanzitutto personale. Non riesco a spiegarmi perché l'ospedale di Acri, come ospedale di zona disagiata, sia stato quello che è sostanzialmente depauperato di posti letto rispetto ad esempio ad altri ospedali. Pino Capalbo ha fatto gli onori. Di di casa ma al suo fianco anche i sindaci dei comuni limitrofi con loro tre generazioni dagli anziani ai bambini che chiedono che il presidio non venga depauperato. Quello che noi chiediamo è eh, la tutela di questo diritto, il potenziamento, quantomeno diciamo eh, di lasciare, lasciare invariato quello che è stato ed è l'ospedale eh, di Acri eh, finora perché comunque è eh, servito tantissimo al nostro territorio e servirà sicuramente. Luzia è una realtà importante di circa 10.000 abitanti che combina con Acri e la nostra comunità utilizza spesso questo ospedale, quindi noi siamo qui a difendere questa struttura e addirittura a chiedere il potenziamento, quindi siamo contro questa diciamo, scelta, a mio avviso scellerata. Il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera varato dalla Regione Calabria interessa anche le strutture private e prevede la chiusura del punto nascita del Sacro Cuore di Cosenza. Il ginecologo della clinica Raffaele Misasi lancia un appello al Presidente della Regione Roberto Chiuto affinché, in qualità di Commissario ad Acta, decida di fare un passo indietro. La nuova riorganizzazione della rete ospedaliera calabrese prevede la chiusura del punto nascita del Sacro Cuore di Cosenza, struttura accreditata e convenzionata col Servizio Sanitario Nazionale. Dai colloqui intercorsi con la direzione generale dell'ASP di Cosenza si erano avute rassicurazioni circa la modifica del piano riorganizzativo con la conferma del punto nascita, perché consapevoli delle difficoltà che il reparto dell'Annunziata eh, vive quotidianamente. Nonostante gli sforzi fatti per cercare di far modificare il piano riorganizzativo della rete, il punto nascita del Sacro Cuore eh, chiuderà. Nonostante abbia contribuito eh, sin dal 1958 alla crescita della popolazione cosentina e dell'intera area urbana, abbia consolidato negli anni. Un approccio integrato tenendo conto degli aspetti organici e psicologici dell'evento nascita con oltre mille parti l'anno. Abbia contribuito a soddisfare le esigenze di gran parte delle donne rispettando il diritto sancito anche dall'Organizzazione dall Mondiale della Sanità di poter scegliere il luogo dove partorire e in piena sintonia con l'ospedale cittadino. Chiediamo pertanto al Presidente Occhiuto, sempre attento alle, eh, ad intercettare i bisogni della popolazione calabrese, di rivedere la riorganizzazione della rete ospedaliera mantenendo aperto il punto nascita del sacro cuore. Cambiamo argomento adesso, parliamo di lotta agli incendi boschivi consegnati alla Protezione Civile 18 pick up, nuovi mezzi assegnati alle associazioni di volontariato che sono state selezionate attraverso un bando. Eccoli i 18 nuovi mezzi da impiegare nella lotta agli incendi boschivi consegnati alla Protezione Civile. Si tratta di pick-up 4x4 che saranno assegnati alle associazioni di volontariato selezionate attraverso uno specifico bando. Mezzi più agili rispetto alle autobotti con i quali sarà dunque possibile intervenire anche nelle aree più impervie, ha spiegato Domenico Costarella, dirigente generale della Protezione Civile. Eh, sono mezzi che sono prevalentemente antincendio, però possono essere utilizzati anche per altre emergenze, monitoraggio del territorio. Eh rischio idrogeologico a seconda delle esigenze perché è appunto un investimento modulare importante per tutto il territorio regionale. I pick-up saranno impiegati già da quest'estate per avere un'arma in più nell'organizzazione della campagna antincendio boschivo. Nel piazzale San Francesco di Paola della cittadella di Catanzaro, la consegna formale dei 18 pick-up, poi la riunione plenaria dei soggetti attuatori del piano antincendio boschivo. E aumentare il numero dei mezzi sul territorio, aumentare il numero delle squadre, avere un intervento anche più veloce con una maggiore prossimità significa fare in modo che gli incendi si propaghino con minore eh, velocità, per cui eh, intervenire immediatamente significa poter spegnere immediatamente gli incendi ed evitare danni ingenti. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nei confronti dei fratelli Eugenio e Ortenzia Guarascio, imprenditori che difesi gli avvocati Gambardella Vecchio e La Falce sono coinvolti in un'inchiesta da Procura di Vibo sui presunti illeciti commessi nella gestione dell'impianto di compostaggio Ecocaldi Vazzano. Il collegio ha attenuato la misura dell'obbligo di dimora sostituendola con limitazione All'esercizio di uffici direttivi per la durata di sei mesi. Oltre eh, 5.000 minori in Italia nel 2023 hanno assistito all'inferno vissuto dentro casa dalle loro madri maltrattate da un, un uomo. Un quadro preoccupante delineato nell'ultimo report di Save the Children, insieme al servizio di analisi criminale. I nostri microfoni, la direttrice delle ricerche e della formazione di Save the Children. Sentiamo. Un nido che si trasforma in voragine, con le urla di mamme picchiate che accompagnano la discesa. Incubi vissuti quotidianamente dai minori nelle case che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti negli episodi di violenza domestica o di genere sulle donne. I dati forniti dal report di Save the Children, in collaborazione col Servizio Analisi Criminale, riguardo al 2023, tratteggiano un quadro preoccupante. L'anno scorso più di 5.000 minori, per lo più si tratta di bambini al di sotto dei 10 anni di età, hanno assistito ad aggressioni dentro casa. Piccoli che spesso salvano le loro madri e riescono a chiedere aiuto, come è accaduto a Reggio Calabria, dove poche settimane fa tre bambine hanno salvato la mamma dalla violenza del padre, digitando il 113 e appendendo al balcone il cartello Help. Questi dati fanno luce su una condizione drammatica di violenza alla quale bambini e bambini adolescenti sono esposti nel luogo che dovrebbe essere più sicuro, quello della propria casa e della propria famiglia. Sono violenze vissute direttamente dai bambini o sono violenze alle quali loro assistono perché sono rivolte verso la loro mamma? Ma anche la violenza assistita sappiamo che ha delle conseguenze gravissime, sia nel presente che nel futuro, dei bambini che ne sono testimoni. Ma come arginare il problema? È fondamentale rafforzare tutte le misure di prevenzione, rafforzare le misure di intercettazione precoce dei segnali di violenza e rafforzare i sistemi di protezione nei confronti delle vittime. Parliamo di sindacato. Santo Biondo lascia la segreteria regionale della UIL, è stato chiamato a Roma, nella segreteria nazionale, al suo posto è eletta all'unanimità Maria Elena Senese. Passaggio del testimone alla Wil Calabria. Durante i lavori del Consiglio confederale tenutosi a mai Maida, comune dell'Interland, in della Metino, Maria Elena Senese è stata eletta all'unanimità nuovo segretario generale. Subentra a Santo Biondo, che nel suo nuovo ruolo nazionale sarà al fianco del segretario generale Pierpaolo Bombardieri. Ecco il primo messaggio lanciato dal neo segretario della Wil Calabria. Un incarico che, la cui responsabilità sento tutta, e la responsabilità di dover rappresentare. Al meglio i nostri iscritti e tutte le nostre iscritte. È un momento particolare della Calabria, un momento a cui siamo abituati perché questi momenti particolari li viviamo oramai da tanto tempo. Quello che registro è la non rassegnazione da parte dei calabresi e questa cosa mi fa piacere. Biondo, da ottobre, parte della segreteria nazionale, indica i temi storici su cui puntare e chiedere risposte: sanità, trasporti, infrastrutture, ambiente, forestazione sociale, lotta alle diseguaglianze. Sono temi antichi che devono trovare. Oggi delle risposte. È fondamentale l'intervento del Governo Nazionale. Vedremo cosa farà in questa legge di bilancio. Un governo nazionale che deve certamente guardare con molta attenzione e lo sta facendo al mezzogiorno in modo particolare alla Calabria. La Calabria ha difficoltà ma anche grandi opportunità. Ci sono tante risorse che arrivano dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la nuova programmazione comunitaria, ci sono tutta una serie di fonti di finanziamento che vanno utilizzate al meglio. Sono diversi dunque i problemi che ancora attendono una soluzione. Continuiamo a dire che c'è un problema. Che riguarda il meridione, il mezzogiorno, questa terra in modo particolare, c'è un problema che riguarda le condizioni sociali eh, dei nostri conterrani e la negazione spesso di diritti costituzionali che dovrebbero essere garantiti, penso alla sanità, penso al lavoro, penso alla scuola. Noi continueremo a lavorare intanto con il presidente della regione, incalzandolo insieme alla giunta per avere risposte. E poi ovviamente anche la presenza di Santo a Roma ci dà ancora più forza per rivendicare nei confronti del governo nazionale risposte concrete. Andiamo a Castrovillari dove i vigili del fuoco hanno una nuova casa. Vediamo. Una caserma nuova, funzionale, adeguata alle esigenze di un corpo che tutela persone e territorio. Anche il distaccamento di Castrovillari dei vigili del fuoco avrà una nuova sede. Al Comando Provinciale di Cosenza è stato infatti presentato il progetto per quella che sarà una struttura all'avanguardia sotto ogni punto di vista, sia per quanto concerne ovviamente le norme antisismiche, sia per quanto riguarda l'impatto ambientale. Noi abbiamo una, due o tre caserme che risalgono agli anni 60, proprietà dell'amministrazione provinciale e come tali non, non sono più sufficienti a garantire i nostri standard. Standard, diciamo, operativi per cui abbiamo pensato siccome sono anti-economica realizzarle e diciamo, adeguarle per cui abbiamo pensato di fare una sede nuova rispondente ai, ai moderni requisiti potete vedere lì sul, sullo schermo diciamo, un rendering di questa nuova caserma che è rispondente completamente agli standard di sicurezza ambientali ed energetici, oltre che ovviamente alle nostre esigenze operative. Una struttura che entra incontro alle esigenze di un corpo che rappresenta un punto di riferimento per l'intero territorio provinciale. È stata l'occasione per parlare dei progetti e soprattutto delle nuove caserme, fra cui quella di Castrovillari, che nascerà e che sarà un fiore all'occhiello proprio per le caserme dei vigili del fuoco, una presentazione fatta dal, proprio dal comandante Rizzo, la presenza della, della, del prefetto Vittoria Ceramella. Un'occasione anche per salutare il comando dei Vigili del Fuoco e complimentarmi per l'ottimo lavoro che fanno sul territorio proprio per salvaguardare quella che è l'incolumità dei tanti cittadini che si trovano sul territorio della provincia di Cosenza. E ora lo sport con il calcio di Serie B tornano in campo Cosenza e Catanzaro. Il Cosenza giocherà al Piacenza, al Garilli contro la Feralpi Salò mentre Catanzaro affronterà il Como Anna Franchino Sabato si torna in campo il Cosenza giocherà a Piacenza contro la Feralpi Salò mentre il Catanzaro ospiterà il Como due partite con due obiettivi diametralmente opposti Silani si giocano una fetta importante della torta permanenza in Serie B i giallorossi puntano al secondo posto che vuol dire promozione diretta in Serie A è stata una settimana assai turbolenta per i rossoblù, che dopo la sconfitta subita in casa per opera del Brescia e il ritiro deciso dalla società, sono chiamati a una prova d'orgoglio. I giorni trascorsi insieme in un albergo di rende sono serviti a ricompattare, almeno così si aguinano i tifosi, il gruppo, nel quale evidentemente qualcosa non ha funzionato in quest'ultimo periodo. Nuovo tecnico Viali ha avuto il suo bel da fare nell'amalgamare anime e caratteri diversi e convogliare la compagine verso il raggiungimento dell'obiettivo salvezza. E dire che questa squadra è stata costruita per il perseguimento di altre mete, ma evidentemente le turbulenze che l'hanno attraversata hanno contribuito a rendere difficile orientare il pensiero verso traguardi ambiziosi. In buona sostanza, è l'ennesimo anno nel quale il Cosenza si ritrova a percorrere la stessa strada generando ansia e preoccupazione tra i tifosi. Ambiente totalmente diverso a Catanzaro dove si sogna in grande. La vittoria ottenuta lunedì in casa della capolista ha ancora di più reso elettrizzante il clima. L'obiettivo promozione diretta può non essere un sogno. A Catanzaro i tifosi ci credono così come la società e l'ambiente. Sabato arriva il Como, gara affascinante tra due squadre in ottima salute. Tg che finisce qua, l'informazione torna nelle prossime edizioni. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora buona serata.